7:58 minuti di martedì 17 settembre, sento il caffè sul fuoco grazie al nostro Paolo Gentile ed è arrivato proprio il momento del nostro caffè con. Diamo il benvenuto a Carla Pallone, nuova assessora alla vivibilità urbana e protezione. Aspetta, ridivivibilità? Vivibilità. Dai, okay. Urbana e protezione civile. Ciao assessora, ben ritrovata. Buongiorno. Assessore, dica lei anche lei vivibilità, vediamo se riesce a dirlo. Vivibilità. Anche l'assessore ha qualche problema a dire vivibilità. E allora, buongiorno all'assessora Carla Pallone, ben trovata. Lo spiegavo prima ai nostri ascoltatori, noi siamo abituati a conoscerla come l'assessore alle attività produttive, ma con questa amministrazione Vito Lecese qualcosa è cambiato, quindi deleghe spostate da una persona all'altra. Intanto, come lei ha accolto questa notizia di questo cambio e come si trova per il momento, almeno siamo ancora agli inizi, in questa nuova veste? Beh, mi trovo diciamo bene, perché in questi anni comunque ho collaborato con la polizia locale, con la Nona, quindi avevo già un rapporto, una confidenza, una conoscenza non ampia come tutta la polizia locale, la protezione civile, però mi sono occupata del settore della Nona con le attività economiche. Insomma, in questi 10 anni abbiamo seguito, ci siamo confrontati, anche scontrati a volte, perché insomma in 10 anni si è fatto tanto in questa città. Questo nuovo ruolo è, diciamo che sono dall'altra parte, se prima con i commercianti insomma provavamo a difenderli in qualche modo, trovare dei punti di mediazione, adesso insomma sono lì per far rispettare decisamente quelli che sono i regolamenti del comune di Bari, della non la troveremo locale. A fare multe, insomma, comunque. No, okay. No, assolutamente no, però le prendo solitamente. vabbè. Le ho prese, però no, vorrei, parlando anche col comandante, insomma, in queste settimane, dare alla polizia locale un nuovo volto, perché solitamente, ecco, siamo abituati noi cittadini, ma anche, ripeto, i ristoratori, a vedere la polizia locale come gli agenti che fanno solo multe. In realtà non è così, dietro la polizia locale c'è un mondo che sto scoprendo anche in questi giorni per le tante attività, non solo di controllo ma anche di accompagnamento all'intera comunità che fa la polizia locale, quindi dovremmo far emergere, ecco, questi servizi e anche questa passione, perché poi insomma fare l'agente della polizia locale è come un po' fare il medico, è una passione. Non riusciamo a sentire più l'assessore Pallone. Assessore, persa. L'abbiamo persa. Non sentiamo più non nulla. Sentiamo. Allora, intanto chiedo alla regia di ripristinare il collegamento con la neo assessora alla vivibilità e alla protezione civile, Carla Pallone. Intanto io anticipo una piccola curiosità che ai nostri ascoltatori, che intanto Carla Pallone è la prima assessora donna a ricoprire un ruolo del genere, e poi devi sapere, ora glielo chiederemo, non so se hanno già terminato oppure ancora in corso, è in preparazione proprio la sua stanza all'interno del comando della polizia locale. Quindi davvero fianco a fianco con il comandante Palumbo. Fianco a fianco, io ricordo tra l'altro c'eri proprio tu, Serena, a realizzare questo servizio, il cambio di ufficio con il nuovo assessore delle attività produttive Pietro Petruzzelli. La nostra Serena è riuscita a immortalare il momento. È stato anche carino lo scambio, diciamo, di poltrone, diciamo così, di ufficio, ecco, tra i due. La senti? Allora, assessore, intanto le chiedo se è pronta la sua stanza all'interno della caserma. Non ancora. Ma quanto ci mettono, assessore? No, perché c'è stato, sono 15 anni che non c'è stato la figura dell'assessore alla polizia locale. Lei è la prima donna, comunque, dicevamo, giusto? La prima donna dopo 15 anni, quindi non c'è stato un referente politico, meglio, il corpo aveva direttamente, il comandante aveva rapporti direttamente con il sindaco, già da Emiliano e tutto poi la legislatura di De Caro. Adesso insomma c'è l'assessore, che poi, ripeto, quella stanza era diventata una sorta di archivio, e l'abbiamo fatta ripristinare. Adesso insomma ci vuole un po' di tempo per prendere anche gli arredi, perché non ho una scrivania. Assessore, ecco, però nel frattempo sono ospite nella stanza del comandante, che non è male, che non è male, no, che assolutamente non è male. No, assolutamente no, poi mi sento un po' coccolata, per quanto il corpo della polizia locale, che sono circa 600 agenti, la metà sono donne, ecco, questa è una scoperta che ho fatto perché non sapevo.
Assessora, lo diceva lei, prima il comandante della Polizia Locale di Bari aveva appunto rapporti diretti con il primo cittadino, lei fungerà un po' da collante, ovvero magari trovando una e mediando tra le esigenze magari dell'amministrazione e quelle del corpo e poi, come diceva, facendo un po' riscoprire questo corpo di polizia che è molto presente in città e che fa anche molto per i baresi. Beh sì, questo diciamo è l'obiettivo che mi sono posta, perché parlo da cittadina in questo momento, ho vissuto la città, il cambiamento della città in questi 10 anni, anche tra fattore movida, fattore doppie file, quindi siamo abituati a vedere la polizia locale, gli agenti, ripeto, come quelli del contrasto, in realtà non è solo così, tra progetto scuola, progetto movida, anche protezione civile, che è una delle deleghe insomma, che non è stata molto riconosciuta in città in questi anni, vorrei dare voce alle tante iniziative che fanno per il bene della città, quindi in queste settimane appunto stiamo scrivendo anche quelli che sono i punti strategici della polizia locale, insieme al comandante mi confronterò con il sindaco e partiremo, perché insomma, la città adesso ha bisogno di vedere quello che questa amministrazione ha intenzione di fare. Ripeto, io poi non sono una che non si è mai tirata indietro, anche a volte sbaglia chi fa, ecco, io vorrei fare tanto per la città, mantenere anche la fiducia dei cittadini che mi hanno mostrato, insomma, dopo 10 anni comunque sono stata rieletta anche con un ottimo risultato, quindi devo mostrare, devo essere accanto a ai cittadini, ma allo stesso tempo alla polizia locale. Ripagarle in qualche modo della fiducia che le hanno nuovamente dato. E allora avremo modo e tempo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni di scoprire insomma come proseguirà il suo percorso. Nel frattempo, assessore, noi per oggi il tempo a disposizione l'abbiamo terminato, grazie mille. Serena, come io faccio una battuta perché so che ti piace, ci vedremo in Fiera delle Vanze. Ecco, ma, la seconda, ma che vogliono oggi, da me? Ma assessora, che vogliono da me? La seconda oggi. Mi piace non poter più parlare con te e commentare la Fiera delle Vanze, però la polizia locale mai dire mai, assessore, mai dire mai, assessore. Avrà uno spazio alla Fiera delle Vanze, anche lì vorremmo insomma essere vicini ai cittadini per prendere indicazioni, ma anche consigli, perché tra l'altro io sono una che ascolta molto, quindi se c'è un'idea, qualcosa che si può fare dalla città e viene da parte dei cittadini, ben venga. La assessore, gliela blocco per un giorno intero, non si preoccupi, lo stand sì, della polizia ancora non ho locale. Capito perché non mi hanno chiamata come testimonial a questo punto della Fiera delle Vanze. Grazie, grazie all'assessora Carla Pallone, grazie mille assessore per essere stata con noi. Grazie, grazie a voi. E allora, 8-5 minuti e ci prendiamo un altro po' di pausa, non andate via perché tra pochissimo torniamo con la nostra, a proposito di polizia locale, rubrica sul traffico.